Quel giorno me lo ricordo ancora, e chi se lo dimentica più? Era primavera da un po', quelle primavere di una volta, quando le stagioni erano giuste, mica come adesso che non si capisce più niente. Quel giorno al campo sportivo Ciabattini c'era tutto il paese, magari non proprio tutto, tutto, però c'era parecchia gente, e se guardi bene credo che ci sei anche te, da qualche parte, non mi ricordo se in questa o nella prossima inquadratura, ma tu continua a guardare e vedrai che ti vedi anche te. Dove ero rimasto? Ah sì, era l'ultima partita della stagione, la più importante. Se la squadra avesse vinto sarebbe passata alla categoria superiore. C'era un po' di vento che muoveva le bandiere e faceva scappare i palloncini. Il Ciabattini era un campo difficile, eh? Se pioveva la pozzolana si impastava e il fango ricopriva tutto. Se era bel tempo come oggi si alzava un nuvolone di polvere che toglieva il respiro e andava negli occhi. Quel pomeriggio però tutti erano sicuri che la squadra sarebbe riuscita nell'impresa. I preparativi per la festa erano frenetici ed il tifo scatenato. C'era Angelino il fotografo e c'erano pure quelli che facevano le riprese per la televisione. Doveva essere proprio una gran giornata. No.
Ecco, sì, no, c'è il pubblico, non so. Thank you.
contentissimo per te, per il presidente. Ciao. Sarà indubbiamente una delle tappe più importanti, per cui dico solo che sono felice, contentissimo e auguro ai nostri avversari che per fortuna lasciamo alle nostre spalle di gioire in questo modo l'anno prossimo in ricordo di questa giornata. Dunque il pubblico ha risposto molto bene agli appelli per assistere a questa, non a questa partita, diciamo a questa vittoria di campionato. Sì, è stata, come ho detto prima, è stata una giornata unica nel suo genere, in tutti i sensi, a livello di tifoseria, oltretutto oltremodo composta, diciamo, anche se sapevano che oggi avremmo dovuto festeggiare
avremmo dovuto festeggiare il nostro campionato. Quindi hanno accolto benissimo l'invito che gli era stato rivolto tramite la stampa e li ringrazio nuovamente perché abbiamo bisogno di loro e avremo ancora più bisogno di loro nel futuro. Questo vuol dire che la gente a Passotorese c'è e che segue anche il calcio a Passotorese. Sì, infatti, è una cosa che mi fa estremamente piacere perché forse un piccolo neo nel nostro campionato era quello di aver avuto pochi tifosi sugli spalti. Oggi invece ho avuto la certezza, non l'impressione, che Passotorese sportiva in fondo è anche numerosa. Allora di buon auspicio per il prossimo campionato. Sì, senz'altro, aiutateci tutti perché ne avremo veramente bisogno. L'interregionale sarà un campionato molto difficile. Comunque la squadra dovrà essere rivista tutta, questo naturalmente è presto adesso per parlarne. Comunque ci rassicurerai in questo senso. Sì, sì, bando a tutte le chiacchiere, noi il campionato interregionale lo faremo senz'altro e lo faremo, non solo lo faremo, ma cercheremo di farlo nel migliore dei modi. Certo non promettendo come primo anno cose eccezionali, però cercheremo di fare la nostra figura perché ci spetta e spetta anche a tutti i nostri tifosi. Quindi state tranquilli. Va benissimo, grazie. Grazie. Niente. Grazie. Cinci, auguri. Auguri. Dove sta l'altro disputante? Sai, il mister, tutto il mister. Ecco. E qua Sara, ecco, lascia il papà, ecco. Allora, il mister numero uno del campionato di promozioni, a questo punto si può dire, il numero uno. E che cosa dici ai nostri tifosi, a tutti i tifosi di Passotorese? Oggi ne hai visti, sono stati numerosissimi. Certo. Esiste il pubblico di Passotorese, esiste il tifo. Innanzitutto ti ringrazio e poi anche io. Adesso il lavoro è difficile di farlo fuori, quindi grazie e basta. Sei abbastanza commosso da questo evento? Beh, cioè, certo. Per te questa è una conquista notevole, diciamo. Sì, come certo. Hai cominciato con il Passotorese da giocatore, adesso da allenatore e hai raggiunto subito l'obiettivo interregionale. Il merito mio è sempre piccolo in confronto a quello che hanno fatto i giocatori, in campo ce vanno loro, quindi credo che sia giusto riconoscere i meriti innanzitutto a loro. E per quest'altro anno che cosa ci puoi anticipare? Ma anticipare niente, vediamo un po' i programmi della società, vediamo un po' quello che possiamo fare. Il presidente ha detto che cercheremo di fare un discreto campionato perché naturalmente come squadra neo cadetta cerchiamo importante, di... L'importante è fare un campionato dignitoso, un campionato senza patemi d'animo. La notizia che più preme a tutti penso cioè sia quella di se quest'altro anno vediamo ancora De Angelis sulla panchina del Passotorese. Ma io non ho grossi problemi, dobbiamo parlare, vediamo un po' la società, i programmi appunto della società, poi si deciderà di comune accordo. Va bene, auguri allora per il prossimo campionato. Non fa Rieti, non fa la Divina, siamo unici, dici che la proporzione del comune. Fatelo pesare questo fatto a livello infatti, più alto. Stamattina anche oggi c'era pure Proietti, l'assessore di anni, c'era Proietti pure. C'era Proietti, cioè, esatto. Noi cercheremo di fare il massimo per noi, purtroppo non sarà una cifra proporzionata ai vostri meriti. E cercheremo di muovere gli altri. Quello che purtroppo qui a Passotorese manca è la possibilità di muovere l'ambiente turistico, l'ambiente commerciale, l'ambiente imprenditoriale, qui ci sta. Realtà di questo genere. Giusto Francesco, però insomma ecco, prima di prendere una decisione cercate in tutti i modi di trovare qualsiasi mezzo. Prima maniera è quella di dare subito, anche se non abbiamo il bilancio, la prossima volta porteremo un contributo, se non altro come dimostrazione della intenzione dell'amministrazione. Il fatto che nell'ambito della provincia insomma rappresentiamo ormai la maggiore società. Questo no. È un fatto che per noi è chiarissimo, deve essere chiaro anche per gli altri. Certo, esatto. Sembra che sia... Comunque stamattina c'era il presidente, gli assessori provinciali. Noi abbiamo avuto due tipi di impegno. L'impegno è di sostenimento della squadra, perché diventa la prima realtà calcistica della provincia. Volevo popolare il calcio è sempre lo sport nazionale. Lo sport nazionale. E poi c'è una promessa
promessa per un impianto che sia, sperando, augurando. La C2. Un paio di partite. Sindaco, fatelo dire un po' da lui, se non sono mai in circolazione. Il problema è che sono impegni diversi, per fortuna mia. Ma potevo dare un bicchiere? No, sono finiti. Claudio, ciao! Nel senso un bicchiere del sindaco. Passate la mano, su. Ma dai il goccetto, però io ancora devo brindare. Dai, piglia la voce. Il garganello vado. Ciao. L'amministrazione comunale, come ha proposto l'amministrazione comunale, è cosa di acquistare terreni e cosa non facciano su quel terreno soltanto un campo di gioco per il calcio, ma bensì faccia altri impianti sportivi che merita tutti i giovani della Bassa Sabina, realmente del comune di Frassabina e anche della Bassa Sabina, che abbiano che possono arrivare con molta facilità, arrivano su questa zona in cui hanno tutti i mezzi, mezzi di trasporto per poterci arrivare e fare attività seria. Comunque oggi erano presenti il sindaco, il vice sindaco e certo, amministratori e non solo all'amministratore, ma sì, erano le cose. In più vorrei dire un'altra cosa. Anche il direttore sportivo di questa società è stato realmente l'unico che ha creduto a questa promozione e spero che continui a fare del Passo Corese un'altra squadra battagliera per quello che ha fatto fino ad oggi. Dalle sue affermazioni, infatti, dalle affermazioni che ci ha dato, infatti è stato l'unico a dire che ci credeva già dal primo giorno. Certo. Questo è il pittoresco. Questa è mia figlia. A me ne conosci. Poi però, come spesso accade nella vita e nel gioco del calcio, l'anno successivo la fortuna volse il suo sguardo benevolo altrove e le faccende cambiarono un po'. Ma questa è proprio un'altra storia.